Segretario Pettini, voi avete fatto appello anche alla Regione perché avete detto che i fondi della Cassa Integrazione in deroga stanno per finire. Il Ministro Fornero però ha detto che questi fondi non ci sono. A questo punto la parola passa al prossimo governo. Voi come intendete agire? Le risorse che sono state date alla Lombardia sono insufficienti. Abbiamo 6.000 domande che interessano 30.000 lavoratori che sono fermi e richiedono una risposta. E il ministro Fornero ha a disposizione delle risorse che potrebbe indirizzare su questo tema. Il ministro Fornero dovrebbe ricordarsi che nell'ultima distribuzione ha fatto passare dal 22% al 17% le risorse per la Lombardia. Per cui io credo che se avesse un minimo di responsabilità dovrebbe dare subito una soluzione a questo tema. Se non lo farà, noi aumenteremo la nostra pressione perché è inaccettabile che noi possiamo lasciare piccole imprese e un numero così consistente di lavoratori con la forte preoccupazione di avere il posto di lavoro in difficoltà, di avere il salario ridotto e di non avere nemmeno questo trattamento. Questa sarebbe la rottura di una coesione sociale. Pertanto questa risposta ci auguriamo, ci mobiliteremo, faremo di tutto perché possa avvenire al più presto. Quanto tempo c'è ancora e quanti soldi in cassa? Io credo che abbiamo a disposizione qualche giorno, poche settimane, perché questo problema debba essere risolto e risolto al meglio come credo giustamente chiediamo e rivendichiamo. Si sta insediando il nuovo governo in Regione Lombardia, cosa sperate voi per questa regione? Io credo che l'incontro dell'altro giorno sia stata una buona partenza, partire dai problemi reali dei lavoratori, del lavoro dentro la nostra realtà.